Saranno interrogati nei prossimi giorni dei carabinieri Yassin, l'Enfadel, 29 anni, il Marocchino ferito gravemente nella sparatoria in questa fabbrica di bagnoli di sopra e dal Jeep. Benedetto Allia, 28 anni, l'imprenditore di origine catanese accusato di aver ucciso Francesco Mazzai, 38 anni Calabrese, e ferito gravemente lo straniero, suo ex dipendente. All'origine di tutto, stipendi non pagati, secondo quanto ricostruito sinora dai militari. Sono le 11 di sabato mattina quando Benedetto Allia, titolare della L. LB all'IA accoglie i due in via Ottava Strada. Ha fatto uscire i dipendenti dalla fabbrica, solo in tre stanno lavorando all'esterno. Il marocchino, che vive a Treviso e fino a poche settimane fa lavorava con un contratto a tempo all'LB, gli chiede i soldi di alcuni stipendi. Volano urla e insulti. Secondo LIA non ci sono debiti pendenti. A questo punto il marocchino tira fuori un coltello e ferisce l'imprenditore tra la testa e la spalla. Quest'ultimo invece estrae un fucile da caccia calibro 12 e spara quattro colpi. Muore sul colpo un 38enne calabrese. Riesce a fuggire il giovane marocchino, 800 metri in macchina, arriva alla stazione di servizio dove perdi i sensi non prima di aver detto andate in quella fabbrica, c'è un mio amico morto. I carabinieri arrivano in un lampo. L'imprenditore viene portato in caserma e arrestato alla fine di un interrogatorio fiume. Nessuno ha visto nulla se non lo straniero fuggire, nessuno ha sentito gli spari. Fondamentale per capire cosa sia accaduto l'interrogatorio del giovane straniero: le sue condizioni sono sensibilmente migliorate, tanto che i carabinieri attendono il via libera dei medici per sentirlo. Dal carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, Benedetto Alia ripete: mi sono difeso.